Salve popolo di YouTube, NeoGeo82, ecco The Dolphin, siamo qui, siamo sempre noi. Vi chiedo scusa perché è da tantissimo che manco da Shion. Purtroppo io ho tantissime, cioè, video, tantissime idee di video, ce le ho anche scritto diverse cose. Purtroppo mi manca il tempo e, scusate, rizzo, mi manca il tempo e i mezzi per creare nuovi video, quindi ancora un attimo, è un processo che adesso devo perfezionare ancora un po', e quindi io spero di riuscire a fare un altro, almeno un altro video prima della fine dell'anno. Altrimenti niente, si rimanda tutto l'anno prossimo. In ogni caso, state calmi, lo so che volete che torni. E vabbè, sto arrivando, sto tornando, un attimo di pazienza e arrivo, ecco. Intanto ne approfitto per ringraziare tutti quelli che si sono iscritti, continuano a iscriversi ancora dopo il contest e dopo tutto il resto, quindi grazie ancora a tutti quelli che si stanno iscrivendo ancora. E vi dico, adesso tornerò a fare nuovi video e ho deciso di, siccome mancavo da tanto, di almeno, se non fare almeno un nuovo video bello elaborato, di almeno fare, di ripristinare una cosa che facevo qualche anno fa, cioè quella di dare un piccolo giudizio personale sui video, su video, scusate, sui film che vedo al cinema, insomma, o che comunque vedo di recente. E oggi appunto voglio darvi un piccolo parere su un film che ho visto proprio recentissimamente, cioè The Hobbit, Lo Hobbit, che ho visto proprio ieri sera, il film, l'attesissimo film di Peter Jackson su appunto il libro di Tolkien, Viaggio inaspettato, insomma, questo è il titolo ovviamente completo. E devo dire che a me è piaciuto abbastanza. Allora, qualche premessa. Allora, sì, lo so. Allora, ha dato fastidio anche a me che Peter Jackson abbia deciso di fare una nuova trilogia su un libretto grande così. Quando, ovviamente, per Il Signore degli Anelli ha fatto tre film di 2 o 3 ore ognuno, però era un tomazzo così, un libro grossissimo, e per Lo Hobbit invece, che è un librino così piccolino, altri 3 film che durano quasi quanto quelli dei Signori degli Anelli. Ok, anche a me ha dato un po' fastidio, sinceramente, non c'è bisogno di fare dei film così lunghi per Lo Hobbit. Però tutto sommato devo dire che io quel libro, il libro Lo Hobbit, lo adoro tantissimo. Un libro che a me è piaciuto tanto, veramente quasi quasi più del Signore degli Anelli, della trilogia del Signore degli Anelli. Perché non so, perché è fantasy proprio nella sua essenza, insomma, è uno dei primissimi fantasy. Poi a me piacciono tantissimo i nani come personaggi, appunto, come stereotipo fantasy, mi piacciono veramente tanto. E quindi nell'Hobbit, che ci sono tanti nani, insomma, è una cosa che mi è sempre piaciuta tanto. E quindi ero molto, attendevo questo film senza troppi pregiudizi, insomma, ero anche abbastanza curioso di vedere come avrebbe fatto. E alla fine l'ha fatto, il film che è uscito adesso al cinema, è un film che tutto sommato mi è piaciuto molto e insomma consiglio, insomma era molto proprio come me lo aspettavo. Allora, innanzitutto devo dire che la cosa che mi è piaciuta di più è la caratterizzazione dei personaggi. Se non, lo, se, non so se lo sapete, ma Lo Hobbit è appunto il prequel del Signore degli Anelli, racconta di Bilbo che è più giovane, che parte all'avventura. E parte assieme a questo party molto numeroso di nani. E nel libro i nani sono tratteggiati molto superficialmente, insomma, non sono dei personaggi molto profondi. E quindi era necessario che Peter Jackson, o chi per lui, insomma, i sceneggiatori, insomma, dovessero dare almeno dovessero approfondire un po' qualche nano, insomma, dare a questi nani un aspetto e una personalità un pochettino più marcata rispetto al libro originale. E siccome ce l'hanno fatta molto bene, in maniera un po' canonica forse, però la caratterizzazione di questi personaggi è stata molto 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 azzeccata, secondo me è fatta molto bene. E mi è piaciuto dare a appunto questo party di nani una motivazione un pochettino più nobile di quella di recuperare un semplice tesoro. Quindi c'è tutta questa storia del riprendersi casa, insomma, c'è un po' la solita storia della vendetta, che è un classico, però funziona abbastanza bene. E i personaggi comunque funzionano bene, rendono molto ottimamente l'idea e sono abbastanza carismatici. E ottimo lavoro da questo punto di vista. Ovviamente la caratterizzazione è più spostata su 3 o 4 nani, agli altri che sono 13, quindi sarebbe stato veramente troppo dare a tutti una personalità tridimensionale, però il lavoro stato fatto, secondo me, è stato molto 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 azzeccato. Ottimo lavoro anche di casting, l'attore che fa
in questo momento non mi ricordo come si chiama, che è un attore inglese anche abbastanza famoso, che fa Bilbo, è bravissimo, secondo me le performance attoriali sono fuori discussione. Film come sceneggiatura non è perfetto, ha qualche buchetto qua e là, soffre un po' della sindrome dell'allungamento di brodo, chiamiamola così. Si vede che hanno dovuto aggiungere degli episodi che nel libro non ci sono, e questo sbilancia un po' le cose, secondo me. Dà un po' l'idea di cose aggiunte un po' così per allungare molto il film. E questo mi fa un po', mi insinua un po' di dubbi sui prossimi due film che faranno, quindi non so, ho paura che potrebbero saltare fuori cose poco divertenti. Però quello che hanno messo in questo film, tutto sommato, funziona bene. È canonico, è un po' ripetitivo, volendo, perché ci sono delle situazioni che in un certo modo si ripetono ciclicamente, però alla fine, come film di intrattenimento, funziona abbastanza bene. Niente da dire sul punto della regia, è abbastanza simile a quella del Signore degli Anelli. C'è più uno spostamento verso la commedia, quindi non aspettatevi cose troppo epiche, cioè è comunque un film, è comunque sul tono del Signore degli Anelli, però tenete conto che L'Hobbit era più una favola per bambini e quindi questo film ne risente perché ha un tono più, un pochettino più da commedia, appunto, che non si piglia troppo sul serio, quindi è un pochettino più scemo, chiamiamolo così. Però è comunque molto divertente, secondo me è abbastanza azzeccato anche lì. Ottimo, mi è piaciuto tantissimo, ottimo l'uso della musica, con questo richiamare i temi della saga, quindi allora quando arriva Gollum c'è il tema dell'anello, o se no c'è il tema, insomma, alcuni temi di Galadriel e degli elfi che saltano fuori quando ovviamente si arriva a incontrare questi personaggi. E poi c'è il nuovo tema, quello appunto dei nani, quello della canzone che si sente nel trailer, che è molto bello ed è usato ovviamente molto bene nei momenti giusti, insomma, c'è un uso della musica molto molto caratteristico e creativo, e non troppo banale, quindi un po' come succedeva anche nel Signore degli Anelli. Gli effetti speciali tutto sommato sono buoni, anche se secondo me però alcuni personaggi in computer grafica non sono all'altezza dello standard, forse. Adesso vedrete un po', se andate a vedere o se l'avete già visto, c'è il re dei quel re dei, dei degli orchi che si vede a un certo punto. Secondo me non è un personaggio molto riuscito a livello di computer grafica, però tutto sommato tutto viene ricompensato dal solito Gollum, che come al solito è perfetto, è un personaggio veramente stupefacente da quel punto di vista, dal punto di vista tecnico della computer grafica è veramente fuori di testa. E cosa dire in tutto sommato? Insomma, ho tentato di riassumere tutti i miei pensieri in così poco. È un film, allora, non è un capolavoro, ovviamente, perché non si parla di capolavori. Secondo me non lo è neanche la trilogia originale, la trilogia del Signore degli Anelli di 10 anni fa, non lo è. Però, tutto sommato, è un film molto molto divertente. Tiene bene il ritmo, non è noioso, malgrado ci siano delle situazioni che si ripetono, comunque rimane comunque un film molto godibile. È godibile anche a chi non ha mai visto Il Signore degli Anelli, forse anche a chi non piaceva Il Signore degli Anelli, perché proprio come dicevo ha un tono più da commedia e meno. Cioè, ci sono comunque i momenti epici, come dicevo prima, ci sono comunque dei momenti epici e dei momenti abbastanza drammatici. Però, come dicevo, appunto, è un film più favola, è più incentrato sulla favola, più sull'avventura, e quindi magari chi non apprezzava molto il fatto che Il Signore degli Anelli fosse troppo incentrato sulle battaglie e sulle queste cose, le epicità, potrebbe trovare questo film un pochettino più apprezzabile. È un po' la sensazione è un po' quella che c'era nel guardare il primissimo film della trilogia, che era il mio preferito.
della vecchia trilogia, La Compagnia dell'Anello. La Compagnia dell'Anello mi piaceva molto perché si incentrava tutto molto sull'avventura, più che sulle battaglie che dopo venivano, c'erano tutte queste battaglie che duravano delle ore nei film successivi. Però il primo film aveva di bello che si incentrava soprattutto sull'avventura, sulla compagnia che si forma, su questi eroi che si trovano e vanno all'avventura. Quindi da quel punto di vista a me è piaciuto molto proprio per quello, perché ripristina quel vecchio spirito del fantasy ed è un film tecnicamente fatto molto bene con tutti i crismi. Ovviamente se aborrite questo, aborrite, sì, se odiate questo genere di film, se volete il film d'essai, insomma c'è altro ovviamente, andate a vedere Moonrise Kingdom che è un altro bellissimo film, del quale potrei anche parlarvi. Lasciate perdere l'Hobbit, andate a vedere Moonrise Kingdom, lasciate perdere l'Hobbit, se no, insomma. Comunque, spero che sia chiaro il fatto che, insomma, è un film che io consiglio. È un film che io comunque consiglio e, insomma, mi è piaciuto molto. Bene, spero di rivedervi presto, spero se apprezzate molto questo il fatto che io dia i miei pareri di film, col quale poi potete anche discutere nei commenti o da altre parti. Se vi piace questa cosa, ditemelo. Magari potrete anche iscrivermi alla mia pagina Facebook e dirmelo lì. Oppure aggiungetemi anche come amico su Facebook, non lo so, fate come volete. Ditemi se vi piacciono questi video, magari posso farne anche di più, anche per me, a me non costano niente. Va bene, grazie ancora e ci vediamo alla prossima.